Volevo cambiare adesso così, il campo di gioco, che non in questo modo. Tu hai citato. Ho promesso a Valeria che avevi fatto una lezione molto spiritosa. Non mi sembra che ci siamo mossi. No. Adesso però pian piano cerchiamo di riprendere. Pian piano ci arriviamo, questo è sicuro. No, appunto dicevo, hai citato Tony Servillo, abbiamo citato Renato Carpentieri, prima l'avete visto in questo film, Daniele Torri, la lista dei nomi importanti, delle attrici, degli attori con cui hai lavorato, è veramente una lista non indifferente, no? Se uno gioca con la lista dei tuoi film. E ci racconti il tuo rapporto con gli attori e anche, appunto, anche lì, se ci sono poi degli aneddoti che non conosciamo, ma non per il gusto dell'aneddoto, no? Perché poi spesso l'aneddoto aiuta a capire come un regista, come un autore lavora con i corpi e quando delega la sua fantasia e le sue storie. Ma sai, è un rapporto complesso. Intanto posso dire preventivamente che io amo gli attori. Non è detto che un regista ami gli attori, anzi ce ne sono di tanti atteggiamenti diversi. Io li amo perché penso che in qualche modo bisogna essere grati a delle persone che dedicano, che ci restituiscono la vita come fa un attore. Quindi mi piace incontrare degli attori che ovviamente mi interessano, ho visto la prova, eccetera. E penso che un attore importante abbia un ruolo creativo, cioè non sia uno strumento nelle mie mani. Penso che si stabilisca un dialogo e che possa aprire degli spazi creativi, ecco. Però non ho, per esempio, mai, raramente io faccio i provini, per esempio, non riesco a fare i provini, mi dà fastidio vedere quei due registi con i telefonini che davanti a un'attrice giovane dice fammi sto pezzo e non capisco perché dovrebbe farlo in quel momento con quella luce, con uno che sta lì un po' distratto, sbogliato. È una cosa proprio tremenda. Quindi io di solito vado a vedere gli attori in situazione quando stanno recitando, oppure mi piace incontrarli, andare a cena con loro, capire come sono nei momenti anche in cui sono con la guardia un po' abbassata, ecco. E quindi penso anche che non, diciamo, per esempio a teatro io ho avuto molto spesso invece voglia non solo di avere i grandi attori come Renato Carpentieri o Roberto Erlinska che ha fatto con me un Minetti di Bernard, eccetera, ma anche certe volte un'umanità di attori quasi comparse, e lì viene in soccorso Fellini, no? Fellini diceva una cosa stupenda, e per chi ha avuto il privilegio come me di lavorare con lui, è veramente un mondo che antropologicamente è scomparso con lui. Cioè lui creava nel cinema delle tribù che solo lui e che si sono estinte con lui. Quindi lui arrivava a un mondo che lui aveva classificato nel corso dei suoi vari film, che era quello delle comparse. E lui diceva una cosa stupenda, è già il nome, dice, pensa tu, il nome, comparsa, ma è molto più simpatico, perché tutti siamo comparse nella vita, ed è verissimo. E questa scelta della comparsa, il fatto che non è un nome intimidatorio, diceva, perché chi compare è lì, e quindi è lì in quanto tale, perché ha una faccia. Allora, per esempio, a teatro invece mi è piaciuto lavorare su questo, cioè lavorare sul fuggevole. Per esempio, io ho fatto uno spettacolo a Napoli da Anna Maria Ortese, dove c'erano in scena 100 persone. E in quel caso erano tutte persone di cui ho fatto un casting io, e nessuno di questi erano attori. Eppure lo spettacolo era nelle loro mani. E funzionava in una dimensione completamente diversa. Non gli potevo certo affidare Prospero, ecco. Però viene fuori comunque quello che il teatro ha come sua missione, cioè il teatro nasce per metterci in rapporto col mondo dei morti, per me, è la sua origine, e comunque
il fatto che c'è qualcuno, diciamo, illuminato da una luce, mentre noi al buio ascoltiamo, riceviamo questa voce, queste immagini, ha a che fare con una trasmigrazione. Questa trasmigrazione per me può avvenire in teatro anche con quelli che noi chiamiamo comparse, cioè con qualcuno che col suo volto, con la specialità del suo volto, della sua voce, senza nessun effetto tecnico, senza nessuna specializzazione, ti immette in un tempo diverso, che è un tempo appunto che comunica, mette in comunicazione mondi diversi.